sotto il profilo penale non credo che sia estremamente difficile. Una volta che la procura ha notizia di reato, non è mai giunta la conclusione, però. Ma si deve affiancare a tecnici che siano in grado di argomentarlo il danno sotto il profilo penale. Però la procura ha possibilità di avere tanti consulenti. E di avviare anche delle inchieste che siano supportate da relazioni tecniche. Il problema del danno ambientale nella provincia di Frosinone, quindi io mi riferisco a tutta l'area del SIN, SIN che sta, ricordiamo, il sito di interesse nazionale e che riguarda tutta la valle del Sacco, ma è un problema che non trova motivo di poter essere risolto soltanto in ambito locale, in ambito delle singole città, delle singole amministrazioni che sono interessate. In questo caso il problema è più di natura regionale, per cui i sindaci e le amministrazioni locali sono interessate per quanto possa riguardare la declinazione di un piano di risanamento nei loro singoli territori. Ma c'è un problema grave, a mio giudizio, che è quello dell'incapacità da parte delle regioni di sostituirsi a quella che una volta era la competenza del Ministero dell'Ambiente. Cioè nel momento in cui, e qua facciamo un discorso molto più ampio e molto più risalente nel tempo, quando abbiamo sciaguratamente modificato il titolo quinto della Costituzione e abbiamo assegnato delle competenze alle regioni e poi abbiamo spacchettato la competenza concorrenziale tra lo Stato e le regioni, che adesso andrà ancora di più ad aggravarsi con l'autonomia differenziata, perché a quel punto non si riuscirà più a venire a capo di nulla rispetto alle competenze che devono poter avere le regioni rispetto allo Stato, ma è stato lì che noi ci siamo giocati la partita ambientale. Adesso è vero che noi dobbiamo cercare di promuovere a livello locale delle politiche che possano tener conto della salute delle nostre città e non possiamo pensare che la salute delle nostre città sia un problema delle procure, perché quando si arriva alle procure vuol dire che il problema è già in uno stato di patologia, di irrisolvibilità. Non è che si può pensare che il problema del sino lo risolvano le procure, cioè la procura arriva quando il danno è fatto, quando il danno si è già concretizzato, quando già gli sversamenti, gli inquinamenti sono già arrivati ad un tale e pericoloso stato per la salute pubblica, che è chiaro che poi interviene la procura. Ma la procura deve intervenire in maniera preventiva? Non è forse la politica che deve intervenire in maniera preventiva? Oppure dobbiamo affidare il risanamento ambientale alle procure? Le procure, se intervengono ad individuare delle responsabilità, vuol dire che già qualcuno si è dimenticato che i piani di risanamento dovevano essere affidati in prima istanza al Ministero dell'Ambiente e in seconda istanza alle regioni. Ma quando invece abbiamo spacchettato le responsabilità sulla tutela ambientale e in maniera concorrente le abbiamo affidate alle regioni, abbiamo soltanto fatto un gran pasticcio, perché a quel punto non è stato più responsabile nessuno. E adesso andiamo cercando le procure. Ma io credo che insomma il piano del ragionamento su quanto stiamo subendo nei nostri territori debba essere ribaltato e debba essere ricondotto al Ministero dell'Ambiente la verifica della salubrità dei nostri territori, ma non più affidarli alle regioni, perché poi sappiamo che le regioni nel momento in cui politicizzano la soluzione al problema non lo risolvono, ma hanno soltanto come obiettivo quello di allungarne i tempi di soluzione in maniera tale da giocarseli a palla nel risico tra le diverse forze politiche, che non fanno assolutamente nulla se non garantire la continuità delle loro formazioni politiche. E dunque allora cominciamo a ragionare in termini più ampi, generali, in maniera tale da trovare in questi ragionamenti ampi e generali le regole per poterci muovere in maniera compiuta. Perché se poi dopo vai alla regione e ti dice no, questa è competenza del tuo sindaco, della tua città, e poi la competenza del sindaco, no però questo aspetto dobbiamo trovarlo alla regione, no poi la regione però mi deve mandare il parere da parte del ministero. Ma che gioco è questo? Le faccio una confidenza. Qualche anno fa un procuratore mi disse: è difficile intervenire perché se io faccio un prelievo e vedo che l'acqua è inclinata, come faccio a dimostrare
che è stata l'industria X o l'industria Y. È come se volesse la fotografia del momento in cui c'è lo sversamento. Quindi capisci che le prove poi sono oggettivamente difficili da trovare e qui anche la magistratura alza le mani perché non riesce a poter poi sostenere un capo d'accusa se non c'è una prova oggettiva. Ma noi dobbiamo aspettare lo sversamento e dobbiamo aspettare di trovare la pistola fumante sul luogo del delitto? Che non troveremo mai. No, assolutamente. Noi dobbiamo fare una pianificazione di salubrità di tutti i siti produttivi e tutto questo a chi compete? A chi compete andare a verificare se tutti i siti produttivi rispondono ad una normativa nazionale che ci debba garantire rispetto ad un inquinamento che porta il livello della provincia di Frosinone che è pari al Dalmine o pari a quello dell'Ilva di Taranto, perché noi abbiamo una percentuale di malati di tumore che non è che ci differenzia di molto dai siti che vengono notoriamente, giornalisticamente individuati come quelli più inquinati d'Italia. Noi siamo percentuali simili a questi siti industriali e produttivi, ma a chi compete? La domanda è questa. La politica ha dismesso la capacità di sapere a chi compete e io dico che lo ha fatto nel momento in cui ha regionalizzato e ha affidato in parte alle regioni, in parte ai comuni e in parte sempre in modalità concorrente con lo Stato. Per cui lo Stato non fa assolutamente nulla, tanto ci pensa la regione. Ah, ma la regione aspetta però che gli arriva il documentino dal Ministero e in tutto questo adesso sguazzeremo nella incapacità di risolvere i problemi quando avremo visto approvare l'autonomia differenziata, in cui le regioni saranno ancora più potenziate rispetto alle materie delle quali potranno occuparsi in maniera autonoma rispetto invece alla modalità concorrente con lo Stato e quindi noi saremo davvero in balia delle lobby. E allora le procure a quel punto non andranno neanche a vedere se c'è una pistola fumante. Certo, ma...